6. Chiave e serratura. Cerchio Exodus attraverso Mauro G. Entità L. Abbiamo poc'anzi individuato la chiave di allora, quella che apriva questa casa. La chiave, lunga 14 centimetri, presenta una saldatura a tre quarti della sua lunghezza. È stata apportata il 28 febbraio 2003. Chiediamo concentrazione perché vorremmo donarvela. La prossima volta cercheremo di completare il tutto attraverso quella che possiamo definire la serratura di queste quattro mura, quindi accontentatevi. La sua chiave originale è risalente a qualche secolo fa. Vi chiediamo la massima concentrazione. Si ode il rumore della chiave cadere sul tavolo. L. È venuta perfetta, ma dovete stare attenti a che non si spezzi, perché alcuni agenti l'hanno indebolita. Decliniamo la responsabilità. Dopo mezz'ora di pausa. L. State in concentrazione e ad occhi chiusi. Si ode un tintinnio che dura una manciata di secondi e il rumore dell'antica serratura che cade sul tavolo. L. Dovrebbe essere completato il tutto, però dobbiamo, per nostre esigenze, lasciarvi brevemente perché dovete subito inserire la chiave nella serratura, altrimenti il tutto si disgrega. Poi vi spieghiamo il perché. È una questione di minuti. Si accende per un attimo la luce e Laura inserisce la chiave apportata precedentemente nella serratura che apre e chiude perfettamente. El, speriamo che il tutto sia stato di vostro gradimento. Lasciate inserita la chiave per tutta la notte. Domani potrete disporne a vostro piacimento. Abbiamo preferito portarvi tutto ora per evitare il problema di una disgregazione molecolare, che è sempre possibile quando non si è esperti in materia, e noi, in realtà, non lo siamo. Immaginate ciò che potremmo fare quando saremo esperti e potremo disporre della materia come meglio crediamo.